Si è concluso con due condanne e due assoluzioni il processo sull'affidamento senza gara del sistema di informatizzazione del PTA di Giarre. Ieri, poco prima delle 14, dopo una breve camera di consiglio, il presidente della terza sezione penale del Tribunale di Catania, Anna Rosa Castagnola, ha pronunciato una sentenza di condanna per abuso d'ufficio a 9 mesi, con pena sospesa, per Melchiorre Fidelbo, marito della senatrice del PD Anna Finocchiaro, e per Giuseppe Calaciura, ex direttore generale dell'ASP di Catania. Quest'ultimo è stato anche interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena. Assolti invece l'ex manager dell'ASP Antonio Scavone per non aver commesso il fatto e l'ex direttore amministrativo della stessa azienda sanitaria Giovanni Puglisi perché il fatto non sussiste. Tutti e quattro gli imputati sono stati invece assolti dal secondo capo di imputazione, la truffa aggravata. L'inchiesta era stata avviata nel 2010 dopo il sequestro da parte delle Fiamme Gialle negli uffici dell'assessorato regionale alla sanità della documentazione prodotta dagli ispettori sull'appalto senza gara del valore di circa 350.000 euro del sistema di informatizzazione del presidio territoriale di assistenza di Giarre. Ad aggiudicarselo era stata la Solsam, azienda amministrata da Melchiorre Fidelbo. Alcuni mesi dopo il medico viene iscritto nel registro degli indagati. «Sono assolto dalla mia coscienza», così ha commentato ieri Fidelbo la sentenza. «Faremo ricorso in appello. Incomprensibili le valutazioni del tribunale. Sono assolutamente sereno», ha concluso. «La mia coscienza è a posto». Soddisfatti i legali Carmelo Galati e Salvatore Pompeo per l'assoluzione piena dei propri assistiti.